Ah, il Gange, il caro fiume Gange, il sacro fiume Gange, il fiume più sacro e importante per gli indiani, dove si lavano per i loro rituali, nonché il fiume più sporco del mondo. Ebbene sì, ragazzi, grazie agli indiani che si lavano in esso e all'inquinamento globale che si fa ogni volta sempre più grande, il fiume Gange è il fiume più sudicio dell'intero mondo. Batteri, rifiuti e tante malattie sguazzano allegramente nelle sue acque. Quindi, Lara, attenta se non vuoi beccarti non lo so, malattia mortale che si becca dall'acqua. Magari nel migliore dei casi ti prenderai solo una semplice dissenteria, ecco. Allora, mi sto già dirigendo per prendere il primo segreto. Come potete vedere c'era una scalinata nascosta lì. E adesso dobbiamo far sì che Lara si metta qui in questo lato, perché la roccia va inclinata, come potete vedere. E occhio all'acqua, oltre che essere così sporca, eccetera, pullula di piranha, tanto per cambiare. Allora, vediamo, no, la roccia lì è inclinata, quindi bisogna farlo da questa parte, ecco. E azione all'ultimo secondo. Dove bisogna andare? Ah, adesso bisogna fare un salto qui davanti a noi. Però c'è ancora una volta la roccia inclinata, quindi bisogna fare attenzione. Oh, cacchierola, sto finendo i cristalli salvataggio. Tra questa parte e la successiva, quindi io mi rimetto i cristalli con il trucco. Ho bisogno di salvare in ogni momento, no, non ce la faccio veramente. Al massimo riuscivo a fare solo il livello giungla senza trucchi, ma per il resto no, proprio non si. Attenzione, qui c'è ancora la roccia inclinata, la roccia bastarda con le sue inclinazioni. Ecco. E adesso entrando qui. No, non è ancora finita. Adesso un salto obliquo per di qua. Cioè, guardate che casino, solo per il primo segreto. I Tomb Raider sono tutti così. Con il fatto di segreti, cioè il Tomb Raider 3 è tutto così in fatto di segreti. Mamma mia, sti cagnacci idrofobi, che palle. Guardate come abbaiano, voi sentono anche nel video, mamma mia. Padroni bastardi che non li portano mai a passeggio, poi sì che crescono in questo modo. Ma senti, di che casino. Forse nel video non si... sono fortunato, nei video non si sentiranno, ma... sicuro si sentiranno, e come. Nel mio video c'è sempre qualcosa che non va. Come ad esempio nelle prime parti. Ecco, segreto 1. Nelle prime parti di questo let's play, non so se persiste ancora, mi sentiva un bzzz di sottofondo che la telecamera a volte fa quando è in carica. Cioè, sempre, perché io la metto sempre in carica. Ti pareva che dovevo sbagliare. Perché ti pareva che dovevo sbagliare? Perché non avevo salvato, quindi ti pareva che dovevo sbagliare e mandare a rotto di tutto. Ti pareva, nonostante il fatto fosse stato calcolato perfettamente. Ti pareva. 3 minuti e mezzo. Dove siamo? Oh mamma mia, non è ancora finita. Ma quanto non avevo salvato? Quanto sono stato senza salvare? Un bel po', direi. No, ecco, segreto. Adesso direi di salvare. Tanto ha fatto la classica bastardata che mi deve fare giusto perché. Giusto perché non salvo e quindi mi deve fare la bastardata. Così quando ricarico devo ripartire da più indietro. Questo episodio lo sprechiamo solo per prendere... Ma ancora? Perché si diverte tanto a dispettirmi così, nonostante io calcoli perfettamente tutto quanto? Io veramente... Su, un'altra volta. E non c'è modo comunque di andarsene ora dall'acqua. Morirete, trascinate dalla corrente e divorate dai piranha. Quindi non c'è proprio modo. Allora.
Ma perché si diverte a indispettirmi in questo modo? Di nuovo, io non capisco più, sinceramente, ora basta! Cos'è che sto sbagliando in questo salto? L'ho fatto bene all'andata, perché il ritorno non sta andando bene? Sempre più confuso. Sempre più confuso. Allora. Cos'è che non va bene? Ah, ora va, Certo, perché dopo che ho perso 2 minuti posso anche andarmene tranquillamente. Ora voglio salvare un'altra volta sto salto, non lo voglio più rifare. Nervoso. Ma guarda te, almeno pensavo di metterci meno. No, invece devo sempre metterci più del dovuto. Passi, Lara. Passo laterale, dai! Cosa ti giri così? No. Adesso che sono un altro di sti salti da schifo, mamma mia. Ecco, la roccia è inclinata perfino al ritorno, cioè pensano veramente a tutto, eh. Eh sì, dovrete, non pensate siano trucchetti, bug con cui farla più facilmente, perché qui, in quest, qui hanno veramente, ma veramente pensato a tutto, ragazzi, ma proprio a tutto! Non c'è via di scampo, non potete farla franca in alcun modo. Oddio, ora un altro di... sti salti in cui va... premuto azione all'ultimo minuto. Coglioni, ragazzi, seriamente che coglioni? No, non ce l'ha fatta. Ah, bene, lì ci sono le nostre care gradinate verdi. Parte. Meglio salvare. Non si sa mai. Salto all'ultimo minuto e azione all'ultimo minuto. Dai Lara. Non è ancora finita, c'è un ultimo salto obliquo, non finisce più, mamma mia. Questo è un segreto da incubo. Come fa poi certa gente a farlo in un minuto senza neanche salvare? Guardate, io 7 minuti tra salvataggi e tentativi falliti vari. Ok. Adesso possiamo ritornare sulla via del livello normale dopo 7, ormai 8 minuti buttati al cesso. Ok, siamo ritornati qua dove è a livello vero e proprio. Adesso nella cutscene abbiamo visto ecco un quad. Adesso ci tocca cavalcare il quad per praticamente tutto il livello. Allora, i comandi per il quad sono con X acceleri, con quadrato freni e con uno dei tasti LR, non mi ricordo cosa, lo fai frenare per fargli accumulare potenza di velocità mentre devi fare un salto particolarmente lungo. Ecco, il primo salto, sicuro lo fallirò subito. Mamma mia, devo rifornirmi di cristalli assolutamente. Ci stiamo sperperando tutti. Vabbè, almeno in questa parte penso prenderemo anche... No. No. Allora, via un po', era... No. Vabbè, lasciamo perdere, non capisco proprio qual è il tasto per accumulare la potenza. Ah, ecco, forse aspettate. No? Non lo ritrovo più sto cazzo di tasto. Vabbè, ad ogni modo adesso scendiamo dal quad. Tasto era per far sì che Lara si... Lara non andasse al quad ma frenasse mentre accelerava accumulando così potenza. Io non me lo ricordo più, li sto provando tutti ma nessuno sembra funzionare. Qui ad ogni modo c'è il secondo segreto. Ecco fatto. Bring! Ah, un medipack grande, questo lo prendo. Bene, 9 minuti. Che schifo proprio. Vabbè, no, quindi ritorniamocene sopra. Tanto ora le munizioni mi si ricaricheranno al massimo. Perché non c'è il trucco solo per i cristalli, c'è il trucco per tutti gli oggetti che ti fa avere cristalli, armi e munizioni. Un po' troppo sul generico, avrei preferito il
trucco dei cristalli e basta. Perché ora la tentazione, quando sarà difficile, la tentazione di usare un'arma forte come la gola del deserto sarà molto forte. Potrà aggrapparsi sulla spaccatura, eh. Vabbè. Forza Lara. Tocca un po' di corsa. Forse è questo tasto. No, parte anche con questo. Ah, forse no. No, 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 no! Indietro! Indietro! Vabbè, e doveva morire! E vabbè, perché tanto io sono lo sfigato, a cui niente è concesso! Vabbè ragazzi, per questa prima parte è tutto, noi ci rivediamo alla prossima, sorpassato quel cazzo di burrone, ciao!